Ciao a tutti, oggi torniamo sul nostro orto per effettuare una concimazione dello strato superficiale del terreno successiva al trapianto delle giovani piantine e per posare un strato di pacciamatura, nel nostro caso in materiale organico paglia, sulla superficie delle prode. Procediamo a dosare il prodotto, che in questo caso è un concime biologico composto a partire da componenti naturali come la torba essiccata, il cuoio torrefatto e la pollina. La dose, in base al foglietto illustrativo, è di 150 g di prodotto al metro quadro. Ok, questi sono 75 grammi, di conseguenza la dose per metro quadro sarà di due contenitori praticamente pieni. Provvediamo a cospargere sul primo metro quadro il concime e successivamente lo interreremo. A questo punto, aiutandoci con una zappetta, possiamo interrare il concime. Successivamente provvederemo a coprire anche il suolo con uno strato di pacciamatura in paglia in modo da perdere ancora meno concime per passaggio in atmosfera, per evaporazione. Una volta interrato il concime procediamo con la posa dello strato di pacciamatura. In questo caso utilizziamo materiale organico della paglia di frumento. Ricordo che lo scopo della pacciamatura è quello di tenere sempre coperta la superficie del suolo, concetto molto importante. Basta pensare che in natura difficilmente il suolo rimane scoperto, ci sono sempre delle foglie cadute degli alberi o uno strato d'erba. Dal punto di vista agronomico, tenere coperto il terreno ha un sacco di risvolti positivi, come il risparmio dell'acqua per la ridotta evaporazione, ma anche il miglioramento dell'efficacia dei concimi. Quindi, con l'aiuto di una forca, procediamo a spargere la pacciamatura, lo strato di pacciamatura. Con il tempo, soprattutto se il materiale organico debole, delicato come la paglia, avrà bisogno di essere reintegrato col passare del tempo. Provvediamo ora a sistemare meglio con le mani la pacciamatura posata, cercando di lasciare lo spazio per le piantine, e soltanto per le piantine, in maniera da appunto ostacolare la crescita di tele infestanti che potrebbero comparire o che sono già comparse ai lati. È importante che questo strato negli spazi adiacenti alle piantine sia di almeno 10 cm, in maniera da svolgere bene la sua funzione di trattenere l'umidità e di impedire il passaggio della luce, quindi la crescita di piantine infestanti ai lati delle nostre piantine. Continuiamo con il cospargere di paglia la nostra proda, provvederemo in un secondo momento con le mani a diradare e a sistemare meglio il materiale. Questa operazione di posa della pacciamatura può essere infatti eseguita anche prima del trapianto, quindi cospargendo in maniera uniforme tutta la fila e poi operando, spostando la pacciamatura e trapiantando localmente le piantine. Nel nostro caso, per questioni logistiche, abbiamo proceduto prima con i trapianti e successivamente con la pacciamatura. Ovviamente questo non crea nessun problema, basta avere cura di scoprire le piantine trapiantate. Continuiamo quindi con lo stesso lavoro, la posa del materiale pacciamante su tutte le prode dell'orto, con l'obiettivo anche di ridurre la manodopera necessaria al diserbo durante tutto il ciclo di coltivazione. Potete quindi vedere il lavoro terminato con tutte le prode pacciamate e tutte le piantine ben sistemate con lo strato di pacciamatura ai lati.